Ciao, sono Giovanni Villani di Letture Metropolitane. Il video che hai scelto sta per iniziare, ma prima ti invito a iscriverti a questo canale, attivare, se vuoi, la campanella, ma soprattutto a farci sapere nei commenti quale talk vuoi vedere prossimamente, in modo da poterlo montare e pubblicare nel più breve tempo possibile. Puoi scegliere tra i 18 incontri di questa 10ª edizione. Inoltre, trovi già moltissimi panel e Lectio Magistralis delle passate edizioni. Ti auguro una buona visione. Ciao! Vi dico che noi abbiamo un annuncio speciale da fare per ARF. Scusate, ma ci teniamo a farlo adesso. Chiamo il direttore di ARF sul palco, Stefano Piccoli. Voi, se volete, potete anche alzarvi e mettervi lì qua con tutti. Perché c'è un annuncio speciale che vi vogliamo dare. Io funziona pure questo e anche gli altri di nuovo un applauso. Io chiamerei anche gli altri ragazzi di ARF, Paolo, Fabrizio, chiamerei Daniele. Ciao direttore. So se l'avevate mai visto, se ci avete mai visto, voi che siete venuti per questo talk su Toriamo, che magari frequentate la talk regolarmente, noi 5-10 anni fa, convocati da questo signore qui, abbiamo cominciato a ragionare che poteva esistere un festival chiamato ARF. Si sono unite a noi tante persone in questi anni, qui vedo Fabiana che è al nostro ufficio stampa, Saskia che si occupa degli allestimenti e tanti altri che salutiamo e vedremo domani tutti al premio Bartoli, ma intanto direttore un attimo prima di, perché c'è la slide già pronta e cercherò di essere rapidissimo anche perché siamo in ritardo credo con gli altri. Siamo puntuali solo per pietà verso di loro. Complimenti Mauro, bravissimo, puntuale. Però io c'ho un talk che parte adesso di là. Ok, 6:30 il talk dopo. Allora, secondo me tutto nasce dal fatto che siamo all'ARF, c'è una sala talk piena, vuol dire che in questi anni qualcosa abbiamo seminato, nel senso credo di poter dire che la passione che io, Mauro, e Daniele, Fabrizio, Paolo, Fabiana, Saskia, Lorenzo e David, chiunque, e sta profondo Francesca non si parte Ariel. Mai con un elenco di nomi perché poi vabbè, qualcuno te lo dimentica e ci rimane male. L'altro ieri avevo la maglietta, no? Solo amore, siamo resi dare. Io credo che noi stiamo veramente da 10 anni facendo un progetto che è basato principalmente sull'amore, perché se dovessimo pensare che è per i soldi o per i nostri divorzi in corso per colpa di ARF staremmo freschi, e quindi siamo anche doppiamente stupidi. Perché in tutto questo... Siamo romantici! Siamo romantici. Perché in tutto questo discorso di... È già dura farlo una volta all'anno, ARF. Ora vi stiamo per dire che sta per avvenire un raddoppio. Non siate felici perché non è un raddoppio semplice per voi. Non è un raddoppio semplice logisticamente, ma simbolicamente è un raddoppio secondo me anche molto bello, che ci farà ridivorziare di nuovo con i nuovi matrimoni che abbiamo avuto nel frattempo. Avevamo messo 10 anni per recuperare una vita. Cioè tipo Chiara pure mi sta guardando malissimo, a me, perché dice per colpa tua ora Mauro mi va pure fuori da Roma. E allora io vorrei contemporaneamente, vediamo se riusciamo con la regia e con l'ospite a sincronizzarci, annunciare che da questo settembre Agnese Innocente realizza il poster. Daniele, allora se la slide, come la diapositiva, praticamente cari ARFers e caro pubblico che insomma ci sta sostenendo, perché se ARF esiste dopo 10 anni è soprattutto merito vostro fondamentalmente. 13, 14, 15 settembre 2024, cioè già quest'anno, cioè praticamente con agosto di mezzo, da lunedì stiamo lavorando a quello. Jen,
È la linea editoriale di Arf, è un progetto che prosegue con la stessa passione, con gli stessi talk, con la stessa cura per le mostre, e ci spostiamo in un posto di Genova che è bellissimo. Io non so quanti di voi conosciate i Giardini Luzzati, che è una realtà per molti versi simile anche alla Città dell'Altereconomia, e a rappresentare, tra l'altro, ora Mauro e Daniele magari diranno anche qualcosa di più bello delle parole mie tecniche alla fine, e a rappresentare questa prima edizione, perché anche nei manifesti di ARF c'è una storia, e in questa nuova avventura in cui stupidamente ci stiamo imbarcando, c'era un'autrice che ha più anni che noi in qualche modo volevamo a bordo insieme a noi, e la prima edizione, come Gipi ci fece il primo manifesto di ARF nel 2015, in questa nuova avventura abbiamo chiamato Agnese Innocente, un'autrice che noi adoriamo, che sta crescendo sempre di più. A cui facciamo un applauso. E che ovviamente, come ogni ARF, già il fatto che il manifesto sia firmato da lei vuol dire che la prima mostra che annunciamo a Gen è di Agnese Innocente. Intervenite pure. No, io voglio dire solo una cosa, che questa, l'idea della location in un posto bello è un filo comune che la lega ad ARF, perché quello che crediamo è che ARF vuole portare il fumetto da un lato nei posti dove non è mai stato, però vuole dargli anche una location che sia adatta per fare stare bene chi viene a visitarla, per dare dignità alla non arte e insomma per far vivere a tutto il pubblico che viene 3 giorni di festa e di presa bene, come quello che sentiamo più arrivare da voi, dalla gente che sta fuori al bar, che va a farsi fare i disegni, che viene qui 3 giorni sapendo benissimo che non abbiamo la grandezza delle offerte commerciali che possono avere altri festival più noti e insomma con più potenza a disposizione, però quello che noi vogliamo è costruire ogni anno un piccolo gioiellino, un piccolo momento di 3 giorni in cui veramente darvi qualcosa di speciale, e la location contribuisce anche a questo. Per questo i Giardini Luzzati di Genova non potevano essere, non ci poteva essere location migliore, perché se volete venire vi renderete conto che anche solo stare lì sarà bello, stare lì circondati da fumetti, da autori e da autrici sarà fantastico. Devo aggiungere qualcosa? Vabbè. Allora, no, la cosa che volevo dire è che noi durante tutto l'anno lavoriamo alla preparazione del festival. Quando arriviamo a ridosso, nella nostra testa suona: ma chi ce lo fa fa? Ma perché dobbiamo fare questa cosa? E poi invece quando arriviamo in questi 3 giorni che brucia velocemente, pure se sembrano 3 mesi per noi che siamo dietro le quinte, alla fine si capisce che la nostra motivazione siete voi, ed è il calore che ci date ogni volta. Quindi se vi chiedo un applauso per voi, lo so che sembra una cosa strana, ma è fondamentale. E voi e il passaparola che farete, e qua sembra tipo un network marketing, il passaparola che farete con 5 amici quando tornerete a casa sul Festival di Genova. Ora abbiamo chiesto ad Agnese di realizzare il manifesto perché secondo noi è la persona giusta per rappresentare questo nuovo corso. Ora tu hai detto il primo ce l'ha fatto Gipi, lei ha fatto oh! Mi caricate di tutta questa aspettativa? Sì, come affronti questa cosa? Questo paragone lo affronto un attimino aiuto, cioè, ecco, però no, a parte gli scherzi. Cioè, vi ringrazio davvero e sono super onorata di aver realizzato questo manifesto, anche perché comunque io vengo ad ARF da anni ormai, prima da lettrice, quindi fruitrice, ecco, di fumetti, ora anche da autrice, e quindi quando Stefano mi ha scritto e mi ha chiamato per propormi questa cosa, io ero felicissima, cioè proprio super contenta. E niente, non vedo l'ora di andare, perché effettivamente io Giardini Luzzati non li ho mai visti dal vivo, quindi sono anche curiosa, ecco, della location e di vedere un po' com'è.
un luogo, tra l'altro, proprio dentro i Carruggi. Chi di voi conosce un po', se avrete la possibilità di venire, è proprio dentro i Carruggi, nella parte storica di Genova, un luogo molto bello. E attraverso la mostra che dedicheremo ad Agnese, cercheremo anche di raccontarla un po' come fumettista tutto tondo per l'Italia, per la Francia, international, total. Va bene, basta, liberiamoli che stanno qui da... Aggiungo solo una cosa per chi avesse seguito i lanci social di questo evento. Volevo tranquillizzare tutti a nome di tutti, in primis di Agnese che era preoccupata giustamente, perché i visual di questa iniziativa sono usciti con AI Gen, cioè AI Gen, e molti si sono preoccupati, oddio, ARF fa fare qualcosa a un'intelligenza artificiale. Ovviamente stiamo parlando di Agnese Innocente e di Gen. Scusateci ancora una volta. AI Gen, Agnese Innocente e Gen. Ma questo tu l'hai fatto con la volontà proprio, perché sei uno, lo fai apposta a far sbroccare la gente. Però ci grazie. Sono cascati in tanti, Te lo chiedevano anche a te, tra l'altro. Grazie, posso dire due cose di ordine pubblico?